cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Siamo tornati su Diversity 2 per vedere quanto è bello rosa. Vai, no, via. Facciamo escape. Cosa? Una volta vuoi scappare dal parkour? Scappo dal parkour. Scelgo il tuo schifoso cian e andiamo via. Scappiamo dal parkour per andare in escape. Una piramide. Un pozzo. È che bello. Ok, io direttamente scapperei. Dato che non vedo. No, cosa c'è? Cos'è sta cosa? No, siamo bloccati. Come sono le barriere? No, perché? C'è un bel sole fuori. Sì, bruceremo benissimo, però. Ti sei ricordato gli occhiali a sole? No, lo dico. La crema solare? No, mi sono spalmato un po' addosso di cactus. Abbracciamo il cactus! Non è una grande idea. Non c'è un bonus per aver. Tipo, hai abbracciato il cactus, una patata in testa, non lo so. No, pensano che tu sei già abbastanza tramortito di tuo. Grazie. La domanda è questa: se dobbiamo andare dentro la piramide, perché penso che sia questo che dobbiamo fare, mi chiedo, ma se invece non entrassimo nella piramide e stessimo fuori, dato che se si chiama escape, forse il nostro scopo poi è fuggire dalla piramide in cui noi stessi siamo furbescamente entrati? Ci prendiamo un insolazione. Ma serve a qualcosa salire qui sopra? No, c'è un tasto. Guarda che bel posticino. Vado però. Io. Vai. Andiamo. Ma non si può entrare. No, c'è il vetro. Ma dai. No, c'è una. No. Dai. Che scatole. Dobbiamo proprio andare. No, mi sembra che forse andarci alla cattiva maniera. Andarci alla vecchia maniera. Dalla porta. Ok, magari non devo neanche cadere in quel buco. E nessuno che ce l'ha benvenuto. Buongiorno mondo. Buongiorno. Sono dei passaggi segreti, delle cose. No, c'è un buco. No, non c'è niente. Vai. Non voglio andare nel buco. Vado io nel buco. Ma sembra profondo sto buco. È un po' profondo, lo era. Siamo morti? Sì, guarda. Cioè, in sta mappa qua, all'inizio si muore. Ma mi sembra che sia un'abitudine. Ma siamo rimasti qui. Cioè, noi siamo morti. Senti? No! C'è un tasto! Ah! Schiaccia il tasto! Ok, che è successo? Si è aperto una scala! No, Silvia! Mi hanno bloccato! Stanno bloccando, Silvia, schifosi. Ma salgo le scale, Silvia, schifosi. No. Attenti, basta! Sei un silverfish. Sei uno schifoso silverfish. Dai, che cattivo che sono. Veramente, sto morendo. No. Dai. No. Dai. Tranquilla, mi sembra che siamo già morti abbastanza in questo punto. Volete facciamo i conti più tardi? No. Quando ti troverai qualche boa nel letto, vedrai. No, grazie. Grazie, niente. Andiamo in questo posto. Queste colonne sono qui soltanto per mera simmetria. Dice che c'è un bonus segreto? Non lo so. C'è un tasto! Brava! Cosa è successo? C'è un tasto segreto. E di qua? Io ci provo. Aia! Sta qui la più bassa. No, non cliccare il bottone per tornare indietro. Leave this place. Scappa da questo posto. Ho usato le mie ultime risorse per creare questo libro e questa chest. Cioè, che risorse avevi? Non lo so, non lo voglio neanche sapere. Chiunque troverà questo diario, mi dispiace sapere che hai sofferto lo stesso mio destino. Anch'io sognavo la gloria di guadagnare la lana cia, ma in questo posto non c'è speranza. Quanto siamo stati stupidi, tu e io. Tu parlerà con te, probabilmente devi leggerlo tu sto libro. Per della fogna. Semplicemente lanciarsi dentro un buco, effettivamente. Ma non c'erano le barriere, sai com'è. Ma siamo tornati dopo la morte. Siamo veramente resuscitati. Grazie Minecraft per essere un videogioco e non essere la realtà. Grazie. Perché dovrà essere in modalità hardcore. Ma questo posto nasconde uno del male. Lasciamo questo branch della morte per tornare indietro e dobbiamo stare a molto attenti perché sennò resteremo Dottor per sempre bloccati. Era firmato Dottor Zombo. Dottor Zombo. Non so perché, ma questo numero mi è nuovo. Non lo so, chi è Zombo? Zombo? Non lo so. Nome, mi ricorda, non so, quelle, sai quelle creature mezze morte che ogni tanto si risveglia. Sì, tipo te, insomma. Di solito la mattina. La mattina più o meno. A volte. Sembra un po' uno zombo. Dove sei andata? Nella fogna. La fogna, che bello! È l'unica acqua che dovremmo bere. Cioè, lui è morto di che cosa? Di fame. Dove sei andata? Sott'acqua, ma non c'è niente. Magari sopra acqua. Sopra acqua. Sopra acqua si va, forse.
Anche io di solito quando c'è una cascata, ormai ho capito che nei giochi o nei film le cascate sono sempre un ottimo modo per nascondere un creeper gigante. Un creeper è una leva. Tiriamo la leva. Che bello. Aperta la bocca il creeper. Ma vado ad andare dalla bocca. Vai lì, vai, vai, passa, passa. No, ci vuoi chiudere. Dai, dai. Buona vita, creeper. La voglio come porta di casa, è bellissima. Sì, però la uso solo io. No, ti mangia, ti mangia. Ok, sinistra, davanti, dove vai? Dove destra, dove vai andare? Davanti. Davanti. Sempre avanti. Vai, vai. Vai. Ok, da che lato andiamo? Non lo voglio neanche sapere, non lo so, di qua, di qua. Di qua? Va bene. Di qua. Va bene, e andrà, io sarei sempre voluto andare di qua. Inizio ad avere paura lo stesso. Ok, no, non so. Opa. Ecco la zona segreta. Tira la le... blu, giallo, verde o rosso? Scegli, scegli. Giallo. Giallo, va bene. Io mi ti pizzo da un po', eh. No, 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 no. Oh, buongiorno. C'è qualcosa in realtà. Cosa blocchi tu? Cosa stai facendo? Qui c'era qualcosa. Sì, ma... dai, ferma! Lascia andare! Ma tu stai buggando, tu. Lasciala andare, sta cosa. Dai, salta! Salta! Bravissima! Ole! Così si fa, dai! Si potrebbe, in teoria, se salti sulla redstone. Non è redstone. Dove sei? Willa! Dove devo andare? Il muro. Ciao, amore! Dove sei andata? Se cadi sul pesce bait, muori. Sì, no. Che tenerezza! Ma sei uccisa dalla magia! Ok? Ciao! Magia Doremi! Cerca di non fare danni! Comunque, non vi preoccupate, il teletrasporto non bugherà la mappa, il TP lo possiamo usare, non temete. Basta, grazie a Kumagnet per tutti i commenti e... cosa me ne faccio? Non dovevo cercare la lana? Che cosa hai trovato? Il carciofo? Ho trovato il... un blocco d'oro? Un blocco d'oro che si... Si fa male, ci si fa! Sì, sì, ci si va malissimo se cadi su quel coso. Vai, allenati per il parkour. Ma stai scherzando, Allenati per... Vai, allenati, vai. Che prevedo un futuro roseo sul parkour. Anch'io, perché il blocco è rosa, mica per altro. Mica per altro, ok. Stavolta scelgo io, scelgo la più facile tutti. No, no, l'acqua no. No, l'acqua no. No, ho paura, non dimmi che è tutto sott'acqua. No, ti odio! Non possiamo neanche riprendere. No, non veramente, ma perché? Datemi una patata! Ok, ci sono... È inutile. È inutile! Devi prendere fiato. Sì, ho capito, ma... ma cosa gli è venuto in mente? Ma perché? Perché? Mi chiedo con chi ce l'aveva Kumagnet quando ha fatto questa cosa. Non lo so, è di qua, sì. No, io sto soffocando. Anch'io tra poco! Tutto questo per... Poi prenderò tu il libro. Io mi si stava infeltrando la tasca. Tu sei già infeltrato nel cervello. Dai, andiamo. Dove? Ma non lo so. Tu non perderti indietro. Ma che torniamo indietro? No, non stavo andando indietro. Io vado di qua. Sì. L'importante è seguire. Sento odore di uscita. Sento l'uscita. Lo sento. No, ma che stiamo per schiattare? Quasi. Ok, credo che purtroppo non sia stata giusta. Non sia stata giusta, ma ti chiederò in un aggiornamento di aggiungere le patate. Che sinceramente credo sia impossibile vincere senza di esse. Aspetta, ci sono! Ma che bravo! Ma dove siamo finiti ora? La zaffiro dell'anca. Ok, dove si va? Di qua. Vai, andiamo. Guarda quanto. Sembra bello su una torcia in realtà, cliccandola, aprisse una porta. Ciao! Non c'è niente qui. Ciao! Bellissimo. È una cosa indetestabile. Vabbè, dai, me la cavo lo stesso. Ok, scegli verde o rosso? Verde, vabbè. E tu vuoi andare in rosso? No, uno vale l'altro. Ok. Attenzione, tenta. Ma stai fermo. No, io provo ad andare con te. Ok, vai tu. Brava. Stai attenta. Occhio. Occhio, sta preso. Che cattiveria. Schifo, ma non l'ho pestato. Io l'ho pestato, però. Ma sei una carogna.
Attenta, attenta! Ero stata brava! Lo so, sono cattiva a volte. Dai, vai. Tu non hai neanche idea di quello che ti capiterà poi appena. Dai, sto fermo! Sto fermo! Carogna. Sei dai. Una vera carogna. E vabbè, bisogna anche un po' fare un escape dalla cattiveria di Elle, no? Sì, poi te escape da dove a Kiria, voglio vedere. Vai, 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 che sei, vai, dai, è tutto un allenamento. Attenzione, ma potevi schivarlo. Okay. No, perché c'era il fuoco lì. C'era il fuoco lì. Ok, stavolta sto. Dai, sto attento. Sto attento. Tenta! Dai, non so se. No, io non c'entro. Sì, che c'entro. No, stavolta no. Era 2 chilometri. Io non c'entro. Ok, vedi, sei andata tu. Ero fermo. Ero fermo. Dai, ci sei quasi. Ok. Oh, ok, vengo anch'io. Olè. Ma. Posso rubare? Non c'è niente. Le hai rubate tu. Sì. Rimettili a posto. No, sono miei. Ok, non puoi lanciarmi. Peccato. Ok, dai. Sono una blaze alle volte. Andiamo. Stelle ovunque. Dove si leva? Di qua, di qua. Vai, mettilo tu sto blocco. Blocco okay. Per blocco. Mettilo lì. Oggetto per oggetto. Che cattivo. Ma qui manca la redstone. Manca la redstone, eh? Sì, quindi sei dalla parte sbagliata. Ah, comunque anche avendoli tolti ci sono lo stesso. Quindi non hai buggato la mappa. Brava, brava. No, non mi piace questo. Non mi piace questa. Malefica. Malefica. Guarda che non ti ridò le ali poi, eh. Ok, vai tu, vai tu che ti. No, 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 no. Dai che c'ero, sono morta, che avevo poca vita. Un po' di vendetta, accidenti. No, no, vai via, vai tu, vai tu. Ok, vai te se ti salvi. Cosa vuoi fare? Non lo so, saltando sulle fence. Come è saltata dalla lava? Non mica un trampolino. Dovresti provare, magari sali su una di quelle bolle e... che bello. Quale bolle? Una di quelle bolle laviche. Vedo che è arrivato blu, ma nella lava. Ho fatto rosso più che blu. Perché hai cercato di nuotare nella lava anche te? Cerca perché, di nuotare. Perché avevo freddo, volevo riscaldarmi un po' i piedi. Vai, sprinta! Sicuro, guarda. Perché non c'è lo zoom in Minecraft di default? Purtroppo non c'è la mod. Sicuro, da guarda, poter installare. Guarda che io sono. Vai! Un'esperta di questo. Dai! Ti stai divertendo. Tantissimo, di la verità, tantissimo. Se poi okay. Mi divertirò io. Ci sono. Ok, dai, fai l'ultimo tuffo. Fai l'ultimo tuffo. Perfetto. Se fossimo alla gara olimpionica avrei già vinto l'ultimo premio. Guarda. L'ultimo premio. L'ultimo. C'è un premio, c'è l'ultimo. C'è sì, il premio dopo quello di consolazione. Okay. Buongiorno! 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 Se uno per sbaglio. Ecco, se uno per sbaglio droppasse questa, perderebbe. Cioè, può darsi. La butta nella lava. Sono tanto furbo da buttarla nella lava. Ok. Buongiorno. 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 Ok, abbiamo usato una cavia per vedere se si moriva e purtroppo... Ah, c'è un tasto. Ok, c'è bisogno... No, casca! Ma dai! Sei pronta, il mio via, corriamo. No, no, il mio via! Non la... C'è un tasto lì. Hai detto via? C'è un tasto lì, cioè se uno riesce a cadere senza morire. Carino, vai! No, mi laggava. Ah, si laggava. Okay. Un po' sto pronta. Olè! Ciao! Mi lagga. È notato che ti lagga, dai, riprova. Riprova. Bifidità fatta bifida. Lo so, dai, vedi se ci riesci. Questa mappa è quanto c'è di più laggante nell'universo di Minecraft. Vai, salta, corri, vai! Vai! No, ma non sto! Ma non vedo neanche dove sto andando. Hai bevuto troppa acqua prima di iniziare, ammettilo. Cosa c'entra? È un po' tipica ubriachezza d'acqua. Io mi ubriaco col gelato, come SpongeBob. Sì, vabbè, ma con sto lag non puoi umanamente farlo. Non posso umanamente farlo. No, dai, ultimo tentativo poi ti salvo io, vai. Sì, vai che ti salvo. Soffresa. Vai! Sei partita con 300 minuti di ritardo. Non mi danno da. Nemmeno, dai, su. Mi hai salvato? Sì. Grazie. Ancora? Cosa ci fai qua? Ti ho tipizzato io! Grazie! Prego! Dobbiamo andare di qua? Sì, ste scale, sembrano... sapete cosa sono queste scale? Sono quello che resta di Hogwarts dopo che è andato Harry Potter a fare il preside. Perché le mangia Harry Potter le scale? Se le mangia. Ma dai! Le scale hanno mangiato me. Ho notato.
was eaten by a stair. No, vedo, non serve che le fai tutte. Puoi anche buttarti giù. Vai tranquilla, no, vai tranquilla. Montati! No, montati! Ti prendo io il volo! Figurati. Figuriamo. L'acqua cioè, è fredda, non okay. Mi butto. Dove si va? C'è un... No, non... Ma perché devo tornare? Sono i salvagenti per le persone che non ce la fanno più ad andare avanti. Può darsi. Aspetta, fammi vedere un attimo. Guarda da vicino. No, ho già visto. Guarda tu. Secondo me... La situazione sta nel fatto che forse non dobbiamo passare sotto i cactus, ma sopra. Provo? Prova. Ole. Aia. 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 Hai ragione tu. Aia. Molto. Ciao. Tu vuoi provare l'altra tattica? È vero. Si può anche fare così. Non serve farlo dall'inizio. Ma sei un genio! Grazie! È vero, io ho detto devo farlo tutto in una botta sola, invece non ce n'era affatto bisogno. Vediamolo se arrivo adesso. Ritorna dove sei salita un attimo fa, in qualunque posto, vai! Dai, che facile! Olè! Olè! Ma che tenerezza! Perché? Dai che tutto allenamento! Vai, salta! Salta! Ma come fate a saltare con sti cosi punticosi? Cambia scarpe, non usare solamente l'infradito. Su, salta! Ah, che brava, eh! È buia sta zona, non mi piace. Ci sono dei teschi di là e dei teschi anche di qua. Sembrano delle catacombe di Skyrim o della roba del genere, però... Così ordinate. Chi è che mette a posto i teschi? Chi è che mette a posto? Ti saranno messi a posto prima di diventare così? Ah, dici? Ok, non c'è niente? Tutti uguali ste cose? Aspetta, c'è un bottone. C'è un bottone! Altri teschi! Dei teschi! Siccome erano pochi, ne abbiamo aggiunti altri. Possiamo ruotarli. Allora, così. Là, e così! No, così. Non gli piace. Non gli piace. Tutto al contrario! Dai! Ma per me ci devono essere degli indizi, però. Temo di... Allora, aspetta, andiamo dall'altro lato. Non ci siamo ancora andati. Okay, andiamo dall'altro lato. Vai, cerca. Scava. Chi cerca, ma dove hai trovato il bottone, tra l'altro? Ma lì, tra le carcasse. Tra le carcasse. Guardiamo tra le carcasche. Carcasche. O le cascate. Cascate. Chi casca, trova. Dove eravamo? Da dove eravamo entrati? Da un'altra zona. Non c'è niente? Non c'è l'altra zona. Non c'è nulla? Da dove siamo entrati? Un bottone! Che è successo? Sento qualcosa muoversi. Ecco! No. Sono inventato. Sono anche lì, eccoli lì. Si vede qualcosa. C'è. Quello di sinistra è piegato a destra, ricordo. Ma è già così. L'abbiamo già messo così. E allora siamo dei geni. Ma dai, era già così, secondo me. No, noi l'abbiamo messo così. Sì, era cioè, l'ho messo io in quel modo. Vabbè, ma è la mia l'idea di metterli tutti così. Ok, dove si va? Di qua? Quindi è già piegato giusto quello. Uno, sì, ma ce ne sono quattro. Da guardare, vedi dei tasti? Vedi dei tasti? No, tasti. Neanch'io. Cerca. Eccole uno. Dove? Qua su. Cos'è sopra? Eccolo! Quello sopra è stortino. Io non vedo niente. Tu non vedi niente. Tu lo vedi? Sì, è a caramella. No, non lo vedo. È guardato al mio computer. Sì, l'ho visto. Okay. Vabbè, è un pochino giù. È messo storto, ma la testa in giù. È un po' sbieco. No, perché a me non l'ha mostrato? Andiamo a metterlo a posto, così lo mostriamo. Vabbè. Un tasto! Ancora? Sì. Non sento niente però. Era un tasto fittizio. Non sento mica muoversi niente. Non si è mosso niente. No, era che cattiveria. Bifidifido. Dov'è? C'è niente. Mi vanno a mettere a posto. Io cerco ancora. Non mi ricordo com'era. Ma come non ti ricordi com'era? Sei l'unica che può vedere. Non ti ricordi com'è? No. Dai. Aspetta, forse era i tasti. Era così. Lo spero per no, te. No, guarda. Era così, così. Così guarda. Sì, ci sta. Tanto okay. Adesso conto. Se non funziona, non funziona. Ma dov'è? Non c'è. Non ci sono altri tasti. Eccolo. Quello. Uno. Sì. Eccolo. Com'è? Guardalo. Spiegazzato verso destra. Spiegazzato verso destra. Sì. Così. Ma l'altro non si è aperto. Bifidità. Ok, perché non c'era. Perché non c'era? L'aveva messo per ostruzione. Per ostruzione? Sì, nel senso, giralo come ti pare, tanto non importa, ma poi troverai quello giusto se gli altri sono giusti. È una grande idea, effettivamente. E infatti, tolto il muro, siamo e passati. E dato che non si è visto così, non è neanche spoiler sta parte. Ma sì, dai, così non sapete cos'è successo. È un segreto. Vabbè, brava. Effettivamente, una volta che ne sai tre, il puoi quarto viene da sé. È tipico motto di dire dei tempi. Dinosauri, sì. C'è una porta nascosta.
Che cos'è sta zona? Un trono! Mio! Abbiamo trono! Io! Vai via da mia, mia, fammi giocare! Vai via! Ti defenestro! Ti sei intronato, altro che trono! Ma basta! Dove si va? Di qua? Attacchiamoci al lampadario! Vai verso l'alto! Cosa e poi più o meno. Ma dai, che scaletta! Peggio che entrare su per il dormitorio di Grifondoro! Ma che roba! Noi siamo qua a Arbonese. Non è Hogwarts questo! Tu quando ci sei entrato nel dormitorio di Grifondoro? Sono entrato una volta per piazzare una bomba spruzzo nella casa, nel letto di Ron. Una volta il quadro dei Corbonero. Siamo tornati qui! Di nuovo! Per far che? Ma perché? Che ci facciamo? Ma cosa? Siamo usciti! Davvero? Vinto! Davvero? Che bravi! Tutto questo per entrare da soli in una zona per poi uscire e dire che bravi! Ma... la prossima volta fate così? E vittoria! Che comodo! No, non abbiamo trovato la lana. Mi spieghi cosa siamo usciti a fare? Ma okay. Perché poi? Dobbiamo ritornare giù. Ma no, io tornerei nella sala del trono, sinceramente. Scendi la scala. Vai dove il tuo orientamento ti dice. Non dove dice che se non arriva. Una leva! Che non funziona. Ah! Sì che funziona. A me non funzionava. Buongiorno! Una leva tocco femminile. Ma chi sarà lì dentro? Dove siamo? Siamo nella tana dei silverfish! Di nuovo! Sì! Il bottone! Ma che ci fa? È il bottone da cui siamo entrati! Vai nella tana dei silverfish, vai, no, vai che grazie. Ci diverti! No, li ho salutati vai che prima uno per uno! Ti diverti un sacco! Vieni qua, bel silverfishino! Vieni! Li ho chiamati Sberleffo, Pidocchio. Ma perché i silverfish? Pidocchio e Marlocchio! Belli! Ma è possibile che i silverfish non abitino in un acquario? Io non mi è ma chiaro! Ma non so che cosa sono in realtà! Una leva! Anche questo abbiamo sbloccato una nuova zona o sempre una quella... Nuova zona! Il chest! Forse finalmente la lana! Ma figurati! Che ne so, magari no, forse sarà no. Una fregatura, serve un altro okay, colore come vediamo un po'. La testa del buon faraone! Steve! No, io ci vedo Alex. Anche ci vedo Alex. Rubiamogli le ossa, poverino, magari le colleziono, non lo so, magari sono utili. Un tempo c'è stato un faraone, donna. Prendiamo il faraone! Uccidilo! È cattivo! Uccidilo! E con cosa? Ma no, non ho niente! Non, è immortale! Cavati! Mi ha ucciso dal mio Eternal! Siamo come Easter Egg! Grazie! C'è un buco qui. Sì, c'è uno Steve addosso. La lana! Davvero? La tua morte è stata inutile, ma verrai dimenticata con piacere. Grazie! Che bello che sei! Qui c'è? Che simpatico! Che cosa stai guardando qui, La lana Cian! La lana Cian! Abbiamo completato Escape! Yeah! Oh! Wow. Che bello, Stefano! Mi piace tantissimo! E ora... un rumore assoluto! La stanza è trasformata, è diventata grigia, perché il clay non sanno come colorarlo! Perché hanno usato il clay di questi colori strani? Benissimo! Abbiamo completato Escape! E non vediamo l'ora di proseguire con la prossima sfida. Che cosa sceglieremo? Basta che non sia quella rosa, perché non la faccio. Che peccato! È tanto divertente quella rosa! The beach has been completed! Grazie a tutti! Se siete completati, una beach viene considerata completata, letto sul vocabolario, quando viene completamente distrutta, bruciata e la sua essenza si è trasformata in anidride carbonica. Che devo pensare da cucina. Sai da cucina? Volendo. Volendo, che bello. Ci fanno anche le tossi cadenti con le betule, ci state mandando. Le sciampi con le betule. Le betule vengono utilizzate purché distrutte. Non è che prendono una birce così dicono, ma che bella. No, la lavorano, la rendono decortecciata. Per il tuo compleanno ti regalerò un bonsai di birce. Vedrai lì come vado lì con rasoio la sera. Grazie a tutti per essere stati con questa puntata e alla prossima con Eternal Love.